Salve ragazzi, ho fatto più o meno la mia base. Siccome mi è stato richiesto un tutorial sui toni del blu, ti saluto, ti ringrazio per questa fiducia e ora lo facciamo insieme. Ovviamente dalla mia palette preferita di Beauty Bay, non so se c'è ancora, la Age of Opulence, che è fantastica. Ha uno specchio enorme. Ecco qui. Allora, prima di tutto prendiamo il marrone, questo più chiaro, che voi non vedete marrone ma è marrone, e lo mettiamo qui. Non sembra scuro in cialda, ma in realtà lo è. Comunque lo sfumiamo bene. Qui ho lo specchio. Sfumiamo con un pennello più ampio. Con un color, mi aiuto con un color burro e lo metto qui. Tra l'altro sono anche col tempo contato, perché stamattina devo andare dalla mia migliore amica alle 9:30, sono le 9:20 e ancora devo stirarmi i capelli, eccetera eccetera. Fatto questo, prendo un pochettino, proprio una punta di marrone più scuro, e vado a intensificare. Porto sempre verso l'esterno. Ora con un pennellino piccolo prendo questo blu fantastico e lo porto all'esterno, vedete? Così cerco di sfumare. Già da ora un po' ho attaccato il microfono anche per questo video, perché praticamente devo parlare piano, quindi sicuramente mi aiuterà con l'audio. Lo metto un pochettino anche all'interno, faccio un elo così, vedete? Lasciando lo spazio centrale libero e vado o con l'oro o con questo o con questo o con questo, il mio preferito. Sono indecisa se fare tutto blu oppure no. Sì, andiamo con questo chiaro che è il mio preferito. Lo mettiamo proprio dove abbiamo lasciato il lo spazio. Guardate che bello. Ora rifiniamo i bordi. Che stai facendo? La mia cagnolina che impazzita. Così rifiniamo i bordi. Poi
questo qui che ho messo al centro, me lo uso anche come illuminante. Giusto per richiamare. Ed ecco qui il make up. Spero ti piaccia, te che me l'hai richiesto, e al prossimo video. Tra molte virgolette luce naturale, perché fuori è praticamente buio perché sta piovendo.